siamo disperati, questo è il nostro termine. Giorno 3 la Lega stirerà i calendari, non sappiamo né dove giocare e né dove allenarci. Quindi almeno per quanto riguarda Vigor, Promo, Spartas San Biase, se non ci saranno delle soluzioni, potremmo arrivare anche a estreme determinazioni da parte nostra, che non vorremmo assolutamente fare, perché sarebbe una sconfitta per il calcio lamettino. Doveva essere una grande manifestazione contro i lucchetti messi dalla terna commissariale agli impianti sportivi e ai teatri comunali, ma si è trasformata in qualcos'altro. Tre lunghe ore di attesa davanti alla porta chiusa della sala giunta, dove i deputati di Ippolito e Furgiuele, insieme ai rappresentanti delle squadre di calcio prima e ai gestori degli impianti costretti a riconsegnare le chiavi dopo, hanno interloquito con il commissario Fusaro e il segretario generale Chiellino, cercando di approdare ad un punto di incontro per permettere alla città di evitare l'ennesima disfatta. Il ritiro dei campionati. Rigido fino ad ora l'atteggiamento della terna commissariale, con l'assenza evidente del prefetto Lecce rimasto in ferie a Siracusa, un atteggiamento stigmatizzato dal pentastellato di Ippolito. Mi sarebbe piaciuto che venisse qui a metterci la faccia. Un incontro però, quello avviato, che ha rotto quantomeno dei muri e mostrato le intenzioni di venirsi incontro, prolungando ad esempio la concessione degli impianti fino al 31 dicembre 2018. Si è scelto di poter continuare a ragionare con una prospettiva differente, una prospettiva sicuramente più positiva. Rimangono però i problemi, alcuni paradossali e legati in maniera inoppugnabile a mancanze degli uffici accumulatisi negli anni. Risultano a tutt'oggi impianti ormai che insistono nel territorio da tantissimi anni e non risultano accadastati. Tiziana Bagnato per la CNews 24.